Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio per la partecipazione a questo evento, un evento della Fondazione Passa Cara Futuro. Io vi porto i saluti del Presidente Giovanni Caparetto, che è un forza maggiore, non può essere qui stasera. Vi segnalo, se non lo dimentico, che i titoli dei libri sono lì sul banchetto. E stasera presentiamo il libro di Alexander Abel, Luigi Longo, una vita artigiana. Questa presentazione si inserisce all'interno delle sette iniziative della Fondazione Passa Cara Futuro che mirano a ricostruire la storia del PC, sia una dimensione locale che invece una dimensione nazionale come l'appuntamento di stasera. Prima di passare la parola a Piero di Siena, io vorrei dire solo due parole in modo molto veloce su questo libro, che ho avuto il piacere di leggere, perché ho trovato molto molto interessante. Alexander Abel ha scritto una biografia politica, ma anche personale e familiare, di Luigi Longo, negli anni che vanno dal 1900 al 1945, quindi dando una facile assurdine fino all'anno in cui Longo è ormai l'eroe della resistenza. Alexander Abel ha scritto questo libro utilizzando un articolato ricco in piani documentari. Se non sbaglio, sono stati documenti che ho trovato presso tre diversi archivi. E quello che ne esce fuori chiaramente è una biografia molto articolata, molto ricca, che restituisce la dimensione umana, familiare e politica di Longo. Quello che ne viene fuori è una vita esemplare. Cioè, Luigi Longo, come molti altri esponenti del PC lui contemporanei, si affrontano anche eventi drammatici in un modo che in realtà ha un rigore politico e ideologico oggi difficile da trovare. Ma questo libro, secondo me, ha anche un altro merito. Oltre ad essere una biografia politica, è prima di tutto una storia del PC. Gli anni in cui Longo si forma sono gli anni in cui si forma il PC. A 20 anni Longo è pienamente immerso in quelli che sono i dibattiti politici e i dibattiti interni al PC legato al Regno Rosso, quindi con tutto il carico di conflittualità sociale, tensione verso la condizione di diritti delle masse lavoratrici. Subito dopo, Longo si trova ad affrontare, come molti giovani della sua generazione, quella che è l'esperienza drammatica della svolta autoritaria del fascismo. Quindi molti di loro dovranno affrontare esperienze dure come la carcerazione, l'esiliazione forzata all'estero. Queste pagine ricostruiscono anche questi avvenimenti particolarmente difficili. Longo poi si trova ad affrontare la Seconda Guerra Mondiale e poi la Resistenza. Questo libro è anche un libro della storia d'Italia. Dalle pagine del libro emerge il clima, i processi di fondo che hanno caratterizzato il passaggio dall'Italia liberale al regime fascista, quindi dagli anni del ventennio. E mi avviso che questo libro è anche un libro sulla storia d'Europa. Una pagina particolarmente triste dell'Europa e l'Europa che si prepara all'avvento del fascismo. Luigi Longo vive da protagonista quelli che sono alcune vicende e avvenimenti importantissimi del secolo III. Luigi Longo è a capo delle Brigate Internazionali. Luigi Longo quindi è vicino alla direzione di Mosca, è un protagonista al centro di questo dibattito internazionale europeo. Ora, quello che l'autore delinea è una vita partigiana, così come dice nel titolo del libro, e qui a mio avviso Alexander Abel gioca sul doppio termine, il doppio significato che sono questo termine. Da un lato c'è il significato storico del termine partigiano, quello che più immediatamente ci viene in mente. La guerra partigiana sulle montagne, ma anche l'esperienza delle brigate internazionali. Dall'altro invece c'è una situazione più ampia, e a mio avviso è a quella che si riferiva Alexander Abel. La vita di Luigi Longo, io credo così come la vita di molti dirigenti del PC, è una vita di parte, cioè una vita che fa una scelta precisa di stare da una parte. Questa parte sono le classi lavoratrici, o per dirla secondo le categorie camusciane, i contadini del sud e gli operai del nord, e lo fa, e questo è un aspetto interessante, attraverso un rigore politico, ideologico, attraverso una concretezza, anche sul piano politico, una coerenza tra azione e pensiero. Quindi questi sono gli aspetti interessanti della vita di Longo, in particolare anche negli anni giovanili. A mio avviso questa scelta di parte sembra quasi un destino, come si dice dal libro, o meglio, in realtà è fortemente condizionata dall'ambiente sociale di Longo. Longo vive da giovane, da piccolo, gli ambienti operai torinesi, quindi sono gli ambienti delle lotte sociali, sono gli ambienti
della comunista di Pisa, luogo di un'altra esperienza formativa forte, che è quella del comunismo, del primo comunista. Questo lo avvicina a dire le posizioni e i temi del socialismo, poi sarà tra coloro che traghetteranno l'argomento socialista all'interno del PCE. Quindi quello che mi viene fuori è proprio una biografia che secondo me pone un grande tema portando il discorso all'attualità. Io credo che ogni buon libro di storia debba sollecitare dei riferimenti all'attualità. E quello che mi veniva in mente leggendo questo libro è l'abisso che c'è fra una generazione politica, quella che si è formata nel 1900, che è passata attraverso la resistenza, nel caso di Longo anche attraverso la guerra di Spagna, è una generazione politica successiva. Molto interessante e come viene toccato anche la vita familiare di Longo. Sembra quasi quindi che gli aspetti familiari, gli aspetti personali siano sacrificati in virtù di un ideale molto più alto, più ampio. Altro aspetto interessante è la capacità di Longo di fare delle scelte concrete. A un certo punto Longo, quando il fascismo organizza la gioventù italiana all'interno di organizzazioni militari, pensa alla possibilità di sfruttare questo addestramento militare per fini rivoluzionari. Ma ancora è interessante la forza con cui Longo affronta anche esperienze pure come la carcerazione. Stamattina si parlava della svolta nei fine anni 20, quando Longo decide che bisogna riportare il terreno di rotto, bisogna organizzare il partito in Italia anche in clandestinità. Questo significa la possibilità di sacrificare i compagni, quindi, che cadranno in mano al fascismo per mantenere una rete in Italia che poi sarà quella su cui il Partito Comunista fonderà la propria organizzazione negli anni del secondo dopoguerra. Ancora in diverse biografie politiche del PC emerge il fatto che molto spesso non è una vita agiata, quindi non solo una vita a sfuggire alle mani del fascismo, ma una vita anche economicamente poco agiata. Si pensa del partito anche nel secondo dopoguerra non erano altissimi come quelli attuali. Quindi questo è il significato di una vita di parte, una scelta precisa, compiuta in anni anche in cui Longo aveva 20 anni quando fa questa scelta, la mantiene con coerenza fino alla fine dei suoi giorni, attraversando esperienze anche molto drammatiche. Longo riesce, leggevo una recensione che si parlava stamattina con l'autore, dove attaccava questo libro perché non vengono presentati gli aspetti bui di Longo. In realtà è probabile che nei documenti, è probabile che non ci siano aspetti bui di Longo. Longo riesce a uscire indenne da una parentesi complicata, complessa, come quella della guerra di Spagna, dove si sa la complessità dei rapporti con gli altri. Longo quindi riesce a intrattenere rapporti di natura personale con avversari politici anche all'interno del partito. E questa è la dimensione umana, prima ancora che politica, che viene delineata nel libro, a mio avviso in modo molto, molto, come dire, organico, completo, viene ricostruito tutto il dibattito interno al PC, quindi che restituisce anche la complessità degli anni che vengono costruiti. Secondo me l'ultimo aspetto, questo anche quello più interessante, appunto è il paragone con la classe politica attuale. Soprattutto rispetto a un tema, che è quello della formazione. Longo viene definito da Montagnana, se non sbaglio, l'intellettuale capace di parlare agli operai, perché vicino a quel mondo, perché pur dedicando la sua vita agli studi è capace di comprendere, di analizzare e di trasformare quelle che sono situazioni concrete, la realtà, quindi in teoria, per trasferirle agli operai. Longo ritiene sia fondamentale il meccanismo di formazione delle classi dirigenti politiche, così come sia fondamentale stare all'interno delle masse per capire quelli che sono i problemi concreti. Questo suppone un altro problema nelle organizzazioni di partito, il rapporto tra la base e il centro, quindi il rapporto anche tra centro e periferia. Questo libro ricostruisce tutto questo, ricostruisce anche altri aspetti che adesso, come dire, hanno una questione di tempo più difficile da approfondire. Quello che ne emerge è una vita esemplare, così viene definita, un profilo umano e politico di altissimo livello, che a mio avviso appartiene a una generazione di dirigenti del PC. Io vi ringrazio e lascio la parola a Piero Di Silvio. Thank you.
Cioè, noi riusciamo a capire bene il valore di questo libro, anche se lo inseriamo entro un contesto che riguarda la biografia dell'autore. Ebert è uno studioso di storia che ha svolge ormai da tanti anni un lavoro sistematico e proficuo, ma credo che si possa dire senza smentite che gran parte di questo lavoro è stato dedicato alla figura di Luigi Nonno, perché prima di questo testo egli ha pubblicato un'altra ricerca altrettanto accurata e ponderosa sugli anni in cui Longo era segretario generale del Partito Comunista Italiano e sul PC appunto di quegli anni che vanno, diciamo, dal 64 al 69, nel caso di quella ricerca, e che sono anni cruciali per la vita di questo partito. Adesso naturalmente toccherà a Debert dire quali sono le ragioni di questa attenzione particolare che egli ha avuto nella sua attività di studioso per l'uomo. Io posso dire qual è la ragione per cui, diciamo, un comunista italiano della mia generazione, che arriva, seppur precocemente, al Partito Comunista, o meglio, alla Federazione Giovanile Comunista, esattamente in quel momento di passaggio, diciamo tra la morte di Togliatti e l'elezione di Longo alla segreteria generale del partito, perché questa attenzione che ebbe là per Longo credo che getti una luce del tutto particolare, che poi mi pare riconosca anche Agosti nella preparazione al libro, sulla originalità e anche l'autonomia di una personalità politica che spesso è stata vista in modo molto riduttivo. Negli anni precedenti al fascismo, per le sue particolari attitudini militari, diciamo come il braccio armato dei comunisti italiani nella guerra di Spagna e poi nella loro guerra di liberazione, essendo egli stato vicecomandante delle brigate dell'esercito di liberazione partigiana e capo delle brigate garibaldi, cioè delle formazioni comuniste. E mentre invece noi ci troviamo di fronte ad una personalità politica che, adesso per dirlo sommariamente, nei 10 minuti in cui io cercherò di parlare, presenta uno spessore e una funzione che non è seconda né a quella di Togliatti né a quella di Primitivo. Anzi, io so che adesso dirò una cosa che Ebert non condividerà assolutamente, ma credo che si debba a Longo il fatto che dopo la morte di Togliatti sia stata concessa al Partito Comunista Italiano altri 25 anni di vita dopo la sua morte e che si debba lui diciamo la realizzazione di quelle fondamenta che resero possibile il fatto che un partito che stava ormai alla fine del suo ciclo storico negli anni 70 raggiunse invece il massimo dei suoi successi, il massimo della diciamo della penetrazione nel corpo del partito. Perché non c'è dubbio che egli riuscì, proprio per essere stato nel corso della sua esistenza, come questo libro dimostra, di essere stato meno eterodosso
rispetto all'impianto staliniano del comunismo internazionale, di quanto fossero, per esempio, non solo Gramsci ma anche lo stesso Togliatti, fu anche quello che di più poté permettersi di produrre, diciamo, un'elaborazione politica e fare degli atti politici, come la decisione contro la volontà dei sovietici di pubblicare il memoriale di Yalta che Togliatti aveva scritto sul Movimento Comunista Internazionale come nota interna ai rapporti, pochi giorni prima che lui stesso poi venisse colpito dal virus e lo portò alla morte, e Longo, contro il parere dei sovietici, pubblicò questo testo. Ma anche, diciamo che, e questa è una cosa su cui sicuramente Ebbene non è d'accordo, io credo che l'ultimo Togliatti, ormai, che pure era stato un rappresentante fortissimo del comunismo internazionale, uno che aveva sostenuto che il legame di ferro tra pur un PC rinnovato, l'Unione Sovietica doveva essere indissolubile, a ridosso degli anni della sua morte, è già molto al di fuori, dal punto di vista culturale e della teoria generale del suo pensiero politico, è già molto al di fuori del ciclo storico di quella esperienza. Perché il memoriale di Yalta sancisce con grande crudezza il fatto che il Movimento Comunista Internazionale doveva, diciamo, assumere un'altra dimensione, non solo politico-organizzativa, ma anche di pensiero sul piano mondiale, e il discorso di Bergamo sul destino dell'uomo, quello del rivolto ai cattolici, adesso lo dico sommariamente, sostituisce con un nuovo umanesimo integrale la dottrina del comunismo classico del secolo scorso, della prima metà del Novecento. Invece Longo riesce a dare a quell'esperienza che perfino in Togliatti, ripeto, forse c'è una forzatura interpretativa da parte mia, aveva raggiunto un punto terminale di rottura, riesce a dare a quell'esperienza con un elemento di innovazione fortissimo, altri 25 anni di vita, che passano, oltre che dal passaggio cruciale dell'undicesimo congresso, al rapporto con il movimento degli studenti del 68, a cui io cito a memoria, adesso correggimi se sbaglio, tu dedicato un saggio su studi storici, accompagnato da un altro saggio sulle posizioni del PC rispetto alla Cecoslovacchia, insomma riesce a individuare un percorso originale di transizione ad una fase nuova su cui poi si sperimenta il tentativo di Berlinguer, inevitabilmente forse diciamo destinato all'insuccesso, di costruzione della terza via e di una nuova prospettiva che io chiamo di nuovo socialismo. Perché io non parlo così a lungo, non del libro, ma di quest'altra faccia del lavoro di Ebbene? Perché questa funzione, secondo me, così importante e così decisiva dell'uomo segretario generale del PC, è possibile rintracciarla in una serie di elementi che sono presenti invece nella ricostruzione della biografia politica che Ebbene fa in questo libro che noi stiamo presentando. E mi pare che siano individuabili intorno a tre punti, che io adesso dirò rapidamente. Il primo è che nell'esperienza torinese, di cui Longo è partecipe, nel senso che egli, figlio di contadini immigrati a Torino, è un giovane studente che vive l'esperienza del Biennio Rosso, l'occupazione di fabbrica molto da vicino, ed ha un rapporto molto organico con i capi operai di quell'esperienza. In Longo è rintracciabile un filone di quella lotta in cui l'elemento del rapporto organico con la classe operaria
e con le condizioni sociali dei lavoratori di fabbrica, senza dimenticare i lavoratori delle campagne da cui lui proveniva, e quindi diciamo avendo nella sua esperienza anche biografica una rappresentazione concretissima di quell'alleanza operai-contadini che è uno dei cementi del blocco comunista che stava a base della rivoluzione d'ottobre, ebbene, egli in quell'esperienza è uno dei rappresentanti, benché ventenne, 18-18, 19-20 ventenne, in cui il rapporto organico con la condizione di lavoro, a differenza della, diciamo, del filone principale del biennio rosso, che è quello di Gramsci con gli atti Tasca, in cui la relazione tra come dire, cultura, intellettuali, operati, politica è molto più forte e molto più articolata, che costituisce un elemento che animerà tutta la vita politica e l'esperienza di oggi. L'assillo che lo animerà in tutte le fasi della sua esperienza è quello di come radicare nella classe operaia soprattutto e in forma organizzata, ordinata, la presenza del Partito Comunista, della sua proposta politica e della sua esperienza. Cioè il metro del rapporto con le masse, per usare un termine, diventa uno dei tratti fondamentali del suo lavoro e del suo lavoro politico. E anche negli anni giovanili, fino poi alla metà degli anni 30, la sua distinzione, che continua dall'impostazione sia gramsciana che togliattiana, con cui egli, soprattutto con quest'ultima, a partire dal 25-26 in poi, fino al 31-32, polemizza esplicitamente e costituisce uno dei punti di riferimento, diciamo, dell'opposizione, tra virgolette, da sinistra all'impianto gramsciano-togliattiano dopo Lione, ebbene, sempre animato però dal fatto che questo è un elemento che deve, la cui misura non sta tanto nel posizionamento politico o nelle opzioni delle idee, ma la misura di questa impostazione sta nella sua capacità di essere espressione della, diciamo, di aspettative, ma anche di la soluzione dei problemi che riguardano la base sociale di questo movimento. Il secondo aspetto è quello che emerge, ed emerge con grande forza anche dalla discussione del tempo, ricostruita con molta cura da parte di Ebel, e quando Locke, il principale oppositore del permanere, adesso usando del gruppo dirigente del PC, soprattutto in Togliatti e Tasca, dell'impostazione data da Gramsci alla politica alla linea politica del PC, o meglio l'ordine del PCD, Partito Comunista d'Italia, dopo il congresso di Lione. Una linea politica che parte dalla presa d'atto precoce rispetto agli altri partiti comunisti, che diciamo il ciclo rivoluzionario aperto dall'ottobre sta assumendo un andamento, diciamo, molto più lungo, uso una terminologia che riguardava le loro aspettative ovviamente, e che quindi bisognava costruire una strategia in cui ci fossero fasi intermedie, parole d'ordine intermedie e anche soluzioni politiche e strategiche intermedie, con un'oscillazione nel dibattito politico interno ai comunisti. Spesso, in qualche caso, si diceva che queste, come quelle dell'Assemblea Costituente e così via, dovevano essere più parole d'ordine di agitazione per conquistare consensi in funzione della rottura rivoluzionaria. In qualche caso, come
soprattutto in Gramsci, diventava l'individuazione di un altro percorso. E per dirlo adesso con un'espressione che è quella dei quaderni, cioè di un percorso che riguarda il passaggio dalla cosiddetta guerra di movimento alla guerra di posizione. Longo è tra forse il principale oppositore di questa impostazione, nel senso che egli, nel corso della seconda metà degli anni 20, in forte sintonia con le tendenze prevalenti dell'internazionale comunista e soprattutto con l'orientamento di Stalin dentro il dibattito che vede uno scontro ferocissimo, è sostanzialmente il sostenitore della quella linea che poi portò alle posizioni del sesto congresso dell'internazionale e soprattutto poi del plenum successivo, che per l'interno è una linea di forte radicalizzazione a sinistra, la definizione della socialdemocrazia come socialfascismo e l'affermazione che ormai eravamo la crisi economica che si era assestata traducendo e poi si produsse in maniera catastrofica in 29, e aveva una prospettiva rivoluzionaria. Su questa base anche la ragione per cui Longo è il maggiore sostenitore del rientro in Italia, con la costruzione del centro interno, la volontà destino, perché appunto se bisognava affrontare scadenze politiche immediate bisognava stare in Italia e non all'estero. Ebbene, questa discussione fu una discussione che riguardò tutti i partiti comunisti, ma anche nel Partito Comunista Italiano non fu un dolore. Se si pensa che facendo il bilancio alla fine, nell'apertura della nuova fase, su quello dell'unità antifascista che porta al settimo congresso, due terzi dell'ufficio politico del Partito Comunista Italiano risultò esposto dal partito e Togliatti stesso si trovò in grandissima difficoltà sia nei rapporti con l'internazionale che nei rapporti con i gruppi dirigenti italiani. Allora, come disse mi pare Ruggero Vieto, che invece in quel momento era uno dei sostenitori della leadership togliattiana, di una linea che accettava l'impostazione dell'internazionale ma cercava di avere una maggiore duttilità rispetto alle tendenze principali, Longo condusse questa battaglia senza nessuna ipoteca di tipo frazionistico, cioè nel senso senza mai porsi l'obiettivo di scalzare, adesso per dirlo rapidamente, la leadership togliattiana, ma in qualche modo di offrire una sponda alla necessaria, inevitabile conversione di Togliatti in un'impostazione più radicale, per una fase transitoria, per riuscire, e questo salvò il Partito Comunista Italiano, e sostanzialmente la stabilità dei suoi gruppi dirigenti, perché in altri partiti, a cominciare da quello polacco per finire a quello tedesco, l'esito di questo scontro su questi temi fu un esito catastrofico. Ci fu una lotta fratricida pesantissima che coinvolse gli interi partiti, fino a che questi partiti letteralmente risultarono del tutto disapprezzati rispetto alla nuova fase. E in Germania, immediatamente dopo l'avvento del nazismo, il Partito Comunista Tedesco, che pure forse era uno dei principali partiti comunisti dell'Europa occidentale, fu letteralmente dissolto dalla destinazione. Il ruolo di Longo nel mantenimento di un ponte e di una relazione fu l'elemento decisivo di una relativa continuità e stabilità del gruppo dirigente del Partito Comunista, che lo rese poi uno dei principali protagonisti nella fase dell'unità antifascista, quello del settimo congresso, della lotta e così. L'altro elemento importante è questa dimensione militare di Longo, cioè questa capacità di saper, che non era, come in altri dirigenti, disgiunta dalla prospettiva della funzione politica,
Vi furono altri dirigenti del Partito Comunista Italiano che dimostrarono grandi qualità militari, pensa uno come Vittorio Vidali, oppure anche lo stesso Giuliano Baietta, ma si trattò di una propensione all'azione militare che in qualche modo, proprio perché riusciva, corrispondeva alle esigenze di quella fase, faceva di questi dirigenti politici prevalentemente dei quadri appunto militari, in cui il primato della lotta armata diventava in qualche modo superiore al primato della politica. Cosa che Longo non perse mai, come giustamente Eber mette in evidenza nel suo testo, nella stessa guerra di Spagna, dove l'esercito era passato tutto col franco, e quindi la ricostruzione dell'esercito passava attraverso la costruzione delle brigate di partito, gli anarchici, i trotschisti, i comunisti, i repubblicani e così via. Longo fu uno che, ahimè senza successo, fu uno dei maggiori sostenitori nel fatto che quello dovesse immediatamente trasformarsi nell'esercito della Repubblica Democratica Spagnola e quindi diventare un elemento costitutivo della costruzione del nuovo quadro democratico più che essere armato di fatto, cosa che naturalmente fu uno dei segreti del successo della resistenza. Io mi fermo qui perché ho guardato fin troppo a lungo, quindi forse è meglio che sentiamo l'autore. Voglio dire però che cosa ci dice questo contributo di Eber. Ci dice che io qui riporto una suggestione che ho ricavata proprio da lui, una presentazione comune che facemmo a Napoli di un libro di un compagno napoletano, e cioè Eber sostenne in quel caso che nella formazione della cultura politica del PC è vero che c'è stata un'egemonia della diciamo dell'impianto gramsciano di Affiano. Ma gli elementi che concorrono alla formazione di questo originale Partito Comunista sta nel fatto che ad essa concorsero più culture politiche, ivi comprese alcune di provenienza socialista. Non è il caso di loro, ma il caso di quei massimalisti che, a cominciare da Serrati, aderirono al Partito Comunista Italiano, mantenendo un proprio profilo, un proprio imprendito culturale. Oppure si pensi ad una personalità come Di Vittorio, che ha un percorso originalissimo, da sindacalista rivoluzionario, fino a poi diventare uno dei maggiori dirigenti comunisti, ma che non perse mai nella sua impostazione politica la sua originaria convinzione del primato del sindacato sul partito. Poi di Vittoria era sostanzialmente questo che la sua impostazione. Cioè, insomma, affrontare Luigi Longo significa anche aprire la ricerca storica sul Partito Comunista Italiano questa prospettiva in cui bisognerebbe analizzare la pluralità delle culture che lo compongono, che è anche un'altra faccia rispetto al radicamento di massa di quel miracolo che è stato il Partito Nuovo, cioè di quel Partito Comunista di massa democratica che ha caratterizzato quegli anni della Repubblica. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare vivamente sia gli organizzatori di questa iniziativa, della Fondazione Basilicata Futuro, Giovanni Ferrarese l'ha organizzata e introdotta con l'intervento di apertura, sia naturalmente Piero di Siena per la relazione così articolata che ha appena concluso, per voi tutti che siete qui. Cercherò anch'io di essere breve perché so che abbiamo tempi che non sono molto lunghi. Quindi intanto vorrei subito rispondere alla domanda che faceva Piero di Siena all'inizio, cioè perché questa energia dedicata allo studio della figura di Longo e ora a questa prima parte della sua biografia. Diciamo che è un po' il primo punto è che è un po' una stranezza che
Italia non esistesse una biografia, un lavoro analitico sulla vita di quello che è stato uno dei protagonisti della nostra storia, l'iniziatore in qualche modo di una stessa lotta di liberazione. Se pensiamo che il 30 agosto del 43, un mese dopo il 25 luglio e a pochi giorni dalla sua liberazione dal confino di Ventotene, Longo intuisce che sta per cambiare qualcosa nel quadro della guerra, lo intuisce, lo sa, dopo 8 giorni l'armistizio sarà reso noto, no, ci sarà l'8 settembre, però siamo ancora al 30 agosto, e Longo intuisce che tra un po' l'Italia e la Germania saranno nemici, si combatteranno sul campo e che molte truppe tedesche sono già sul territorio, vicine al territorio italiano. E quindi la sera del 30 agosto stende un documento che si chiama Promemoria sulla necessità urgente di organizzare la difesa armata del paese, lo scrive assieme a Giorgio Amendola, ma in lo scrive Longo. La mattina seguente lo presenta agli altri partiti che componevano il CLN e quando lo accolgono pienamente, quel documento dà il via all'organizzazione della lotta di liberazione nel nostro paese una settimana prima dell'8 settembre. Ecco, basterebbe soltanto questo, diciamo, per farci capire il ruolo fondamentale nella storia contemporanea, nella storia del Novecento italiano di questo personaggio, di cui, diciamo, si conosce poco, non si parla per niente, e quindi questo fatto era un fatto piuttosto, piuttosto curioso. Forse invece era necessario fare una ricerca su di lui. Ma il secondo motivo, che è più interno, riguarda invece in qualche modo la cerchia degli studiosi o dei militanti, degli appassionati alla storia del PC, e anche tra questi ultimi, appunto lo ricordava prima Piero di Siena, la figura di Longo è rimasta molto in ombra, un po' schiacciata tra le due figure, diciamo, segretari di leader del PC che hanno preceduto e seguito la sua segreteria, ossia quella di Togliatti e quella di Berlinguer, e quindi anche all'interno di chi si occupa o è interessato, appassionato alla storia del PC, anche lì la figura di Longo rimaneva. E a me pare invece che questa sua figura sia essenziale proprio per comprendere meglio quel passaggio che è stato in qualche modo già accennato nei due interventi che mi hanno preceduto, cioè il passato, la trasformazione del PC da piccolo partito di quadri che nasce all'indomani della rivoluzione d'ottobre con l'idea anche di un possibile scopo rivoluzionario abbastanza vicino, abbastanza immediato, partito di quadri, e che si trasforma in partito di massa, partito nuovo che poi comincia la sua vita appunto nel 44. Beh, in questa trasformazione il ruolo di Longo è centrale, e in questa trasformazione mi pare che ci siano elementi certamente di discontinuità tra queste forme di partito, ma anche un forte elemento di continuità. E Piero nel primo punto che sollevava l'ha citato, cioè questo mettere al primo posto il legame con le masse, il radicamento di massa del partito, la presenza nella classe operaia, nelle masse lavoratrici, ma la presenza non solo organizzativa, la capacità di entrare in sintonia, di coglierne le aspettative, di interpretarle, anche di dirigerle politicamente, quindi non soltanto di raccoglierle in modo passivo, perché certamente il partito ha sempre avuto un approccio mai populista e sempre invece di direzione politica. Beh, questo elemento è l'elemento che in qualche modo lega queste due fasi della storia del partito, ed è forse l'elemento, io su questo sono molto d'accordo con quello che diceva Piero, l'elemento fortemente caratterizzante di Longo, che dà un contributo in anni che sono anni terribili, e questo in qualche modo è un elemento anche che ci avvicina ad oggi, dove certamente non viviamo, per fortuna, in Europa i drammi e le tragedie che sono vissute tra le due guerre, ma viviamo una fase di difficoltà, di sconfitta, in particolare per il movimento dei lavoratori, per coloro che sostengono gli ideali di giustizia sociale, di uguaglianza, eccetera.
In quella generazione di ventenni che appunto si era avvicinata alla militanza politica sull'onda della rivoluzione d'ottobre del biennio rosso, che dopo pochi anni si trova lo squadrismo prima e il fascismo al potere poi, deve rimodulare le sue aspettative, prepararsi a una lunga lotta, una lotta di lunga durata, e però lo fa con la fiducia nella storia, con la fiducia nei tempi lunghi della storia, e però anche con la consapevolezza che non è che i tempi lunghi della storia spontaneamente faranno maturare quelle cose, no, servirà un lavoro lungo, paziente, lavoro di costruzione, di radicamento, di organizzazione, e pazientemente quei quadri, quei militanti intraprendono quel lavoro con tutti i rischi, i pericoli ai quali sono andati incontro e i costi che molti di loro hanno pagato. Allora questo è un elemento che a me sembra interessante, perché anche nelle fasi di crisi, diciamo, avviare un paziente lavoro politico organizzativo è qualcosa che significa gettare dei segni. Naturalmente questo si lega all'avere una prospettiva strategica, a costruire una prospettiva strategica, elaborare una prospettiva. Quindi non c'è solo il lavoro meramente organizzativo di radicamento, che pure è essenziale, ma anche una prospettiva degli obiettivi. Anche questo è un elemento che è stato accennato. I comunisti italiani, a partire dalla metà degli anni 20, si interrogano fortemente su quale sarà il tipo di rivoluzione antifascista che si avrà in Italia. Cioè loro sono convinti che prima o poi il fascismo sarà sconfitto, sarà rovesciato, ma da quale tipo di movimento, da quali forze sociali e politiche? E qui si fronteggiano appunto due letture, sono state richiamate da Piero, quella dell'Assemblea Costituente Repubblicana. Porre questo obiettivo significava pensare che poter coinvolgere nella lotta antifascista una serie di forze che andassero ben al di là della classe operaia e dei comunisti, quindi tutte le forze che volevano la Repubblica, che volevano uno Stato di tipo nuovo, che volevano superare il fascismo. Quindi la rivoluzione antifascista sarebbe stata una rivoluzione interclassista o addirittura guidata dalla borghesia, una borghesia che a un certo punto si stufava del fascismo o, diciamo, ritenere il fascismo non più spendibile, e quindi, diciamo, una parte della borghesia sarebbe diventata antifascista e insieme si sarebbe potuta fare una trasformazione, nel senso, appunto, con l'obiettivo di un'assemblea costituente repubblicana. Oppure, la tesi dei giovani, l'idea era quella che la rivoluzione antifascista sarebbe stata immediatamente anche una rivoluzione socialista, e quindi abbattere il fascismo significava anche istituire un potere nuovo, un potere dei consigli degli operai e contadini, governo operai e contadino, e quindi, diciamo, una rivoluzione socialista guidata dalla classe operaia e dal suo. Queste due tesi che si fronteggiano negli anni 20, e dopo sostiene la seconda tesi, anche perché dice a quale altre forze antifasciste ci vogliamo rivolgere con questo obiettivo dell'Assemblea Repubblicana, qua siamo rimasti solo noi in Italia a fare attività clandestina antifascista, ma queste due ipotesi arrivano a un momento di sintesi all'inizio degli anni 30. Non a caso, perché negli anni 30 nel paese cominciano a emergere anche altre forze antifasciste accanto ai comunisti, si organizza un centro interno socialista, nasce Giustizia e Libertà e così via, e allora due anni dopo in Francia abbiamo l'inizio dell'esperienza dell'unità d'azione tra comunisti e socialisti e poi dei fronti popolari, e Longo è colui il quale guida i comunisti italiani a fare l'unità d'azione con il Partito Socialista. Quindi, diciamo, rispetto alla sua posizione molto dura rispetto sul tema della politica delle alleanze di qualche anno precedente, con Togliatti che invece era più unitario, all'inizio degli anni 30 cambiano le carte in tavola, perché è Longo che intanto è nella Parigi dei fronti popolari a ritenere opportuno un'intesa del Partito Socialista. Dicevo, si arriva a una sintesi per quanto riguarda la strategia dei comunisti, che, semplificando molto e schematizzando molto rapidamente per il tempo, è questa: cioè la rivoluzione antifascista probabilmente sarà una rivoluzione non immediatamente proletaria, una rivoluzione popolare, dove quindi ci saranno la classe operaia, i contadini, ma anche settori di ceti medi, e quindi dove ci saranno i comunisti, ma anche altre forze politiche.
Qual è però il punto dirimente? Che però in questa rivoluzione popolare i comunisti dovranno avere quella che all'epoca si chiamava una funzione di avanguardia, un ruolo di avanguardia. Cioè dovranno essere coloro i quali faranno i primi passi, cercando poi di fare in modo che anche le altre forze siano su questo terreno, a avere una funzione di lievito di uno schieramento più ampio, ponendo non più l'obiettivo dei soldi di una repubblica socialista, ma l'obiettivo di una democrazia di tipo nuovo, dell'elaborazione che fa anche con gli altri alla metà degli anni 30 in Francia, cioè non tornare alla democrazia che c'era prima del fascismo, molto elitaria, quella dello Stato liberale, censitario, che si basava sul sistema uninominale maggioritario che poi è tornato di moda negli anni 90 nel nostro paese, ma una democrazia vera, popolare, di tipo nuovo, basata sul protagonismo delle masse. Questo punto di sintesi che raggiunge il gruppo dirigente comunista anche per mezzo di dono all'inizio degli anni 30 trova appunto nei suoi banchi di prova nell'esperienza francese dei fronti popolari, dove i fronti popolari ci sono i comunisti, i socialisti, i radicali, e appunto l'idea è quella di una democrazia di tipo nuovo, piena di contenuti sociali, una democrazia che faccia avanzare non solo sul terreno politico dei diritti, della partecipazione, ma anche sul terreno economico e sociale. E poi trova un altro banco di prova nella guerra di Spagna. Anche lì il ruolo di Longo è determinante, è stato già ricordato, a capo delle brigate internazionali. La battaglia di Longo sarà mandato per organizzare e strutturare i volontari delle brigate internazionali, che ricordiamocelo sempre, provenivano da paesi diversi, parlavano lingue diverse ed erano impostazioni ideologiche e politiche fortemente diverse, quindi era molto difficile da mettere insieme. La battaglia di Longo è quella di tenere insieme queste forze diverse, di far sì diventino parte integrante dell'esercito repubblicano spagnolo, cosa che accade solo alla fine, quando ormai la guerra sta arrivando alle battute finali, ormai persa dalla Repubblica. Però quella lezione servirà poi al Longo e al gruppo dirigente del PC durante la resistenza. Si arriva quindi, il Partito Comunista Italiano arriva quindi alla resistenza, alla lotta di liberazione, preparato su entrambi i terreni. Terreno organizzativo per il lavoro che Longo aveva stimolato a partire dalla fine degli anni 20 facendosi promotore della svolta. Che cosa significava la svolta? Significava che il gruppo dirigente che era all'estero per motivi di sicurezza, per dare che fossero tutti arrestati, eccetera, in Italia arrivavano soltanto ogni tanto quelli che venivano chiamati fenicotteri, cioè gli inviati del partito a portare dei materiali, giornali, volantini, eccetera, di partito. Dice Longo, noi dobbiamo portare nel 28-29, dobbiamo portare in Italia il centro di gravità del gruppo dirigente, ma anche, non solo politicamente, ma anche fisicamente. Cioè queste spedizioni non le devono fare il semplice portapacchi, le deve fare il dirigente del partito, deve andare in Italia anche rischiando, perché quel suo lavoro deve essere un lavoro di semina, cioè deve formare le realtà di base che ancora esistevano e resistevano, per far sì di insegnargli, dargli degli elementi di cultura politica, insegnargli come si costruisce un radicamento sociale, una sezione, una federazione, eccetera, di modo che quando il dirigente sarà ripartito, quelle realtà politiche di base potranno essere autosufficienti, potranno costruirsi, potranno radicarsi. E questa lezione con i costi umani e sociali che ha avuto cadute tanti dirigenti, da Camilla Lavera, Pietro Secchia, tanti che sono finiti a fare anni e anni poi di caccia o di confino, però ha seminato e ha dato i suoi frutti. Quindi il Partito Comunista arriva alla scadenza del 43 preparato dal punto di vista organizzativo proprio per questa scelta, ma ci arriva preparato anche dal punto di vista strategico, perché ha capito che la rivoluzione antifascista non sarà né una rivoluzione condotta dalla borghesia dove la classe operaia starà alla coda e non avrà nessun ruolo, e né quella con la quale si farà il socialismo, ma una rivoluzione popolare ampia, unitaria, dove però se i comunisti non hanno una funzione di avanguardia, di lievito e di spinta, probabilmente le cose non si muoveranno. Questa lezione teorica, che sembra, ecco le mie sono parole,
quindi sembra qualcosa di molto astratto, in realtà è qualcosa che diventa molto concreto nel 43-45, e questo spiega non solo il protagonismo del PC in quella lotta, ma anche il ruolo di Dante, diciamo, nell'essere a capo di quella lotta, in quanto, diciamo, è colui il quale al meglio può interpretarla. La può interpretare certamente Togliatti sul piano strategico, sul piano teorico, ma la può interpretare straordinariamente anche Longo, dirigendo la lotta partigiana sul piano politico e militare dell'Italia del mondo. Ecco, allora questa grande lezione politica è una lezione che io credo, con diciamo tutte le differenze del caso, poi porta anche, se continua a dare i suoi frutti anche nel PC durante il periodo repubblicano, e non a caso le cose che sono state richiamate del Longo segretario sono dei grossi elementi anche di innovazione politica, sempre avendo al centro questo doppio registro, l'unità e l'autonomia. Cioè, il Partito Comunista deve essere una forza autonoma con una sua identità, una sua proposta politica, e al tempo stesso unitaria. Deve saper parlare agli studenti, deve saper parlare ad altri centri sociali, deve saper fare una politica vasta. E quindi, da questo punto di vista, diciamo, io sono stato molto veloce e schematico, però degli elementi di continuità tra il Longo 3.945, il Longo successivo, e tra il PCD e il Partito Nuovo di Togliatti, lo possiamo riscontrare. L'ultimo punto sul futuro, così poi magari se c'è qualche intervento o domanda c'è il tempo, è l'attenzione che Longo dà a quella che all'epoca si chiamava la propaganda e oggi chiameremo la comunicazione. Questo è Longo, Teresa Noce e altri dirigenti del PC sono fondatori di giornali uno dopo l'altro, dalla voce della gioventù comunista, il giornale L'Avanguardia, tanti altri giornali che fondano a Parigi, e anche durante la guerra di Spagna, nel fuoco della guerra civile, loro capiscono che appunto accanto all'elemento militare, quello che conta è l'elemento politico, l'elemento della comunicazione verso il popolo spagnolo, delle brigate internazionali al loro interno, e quindi anche questo elemento è molto importante. E c'è, diciamo, l'episodio emblematico della battaglia di Guadalajara, quando italiani e italiani si troveranno a combattere su due fronti diversi, da un lato quelli che combattevano nelle armate fasciste, dall'altro i volontari delle brigate internazionali, e prima di passare alle armi c'è un volantinaggio di massa, un megafonaggio di massa, per convincere quelli che stanno dall'altra parte che stanno lì perché il fascismo li ha ingannati, stanno combattendo una guerra che non è la loro guerra. Quindi, diciamo, l'idea che se si richiamano quelli che poi erano dei proletari, anche loro che erano andati lì a combattere perché il fascismo ce li aveva portati, se li si richiama ai loro veri interessi, allora li si può portare anche dalla parte, quindi, in quel caso, delle forze antifasciste, delle forze di progresso. E anche questo è un elemento attuale, in una fase in cui, diciamo, le forze di sinistra, di progresso, segnano uno scollamento dal mondo del lavoro. Ecco, forse se si riacquista la capacità di parlare a quel mondo, cercando di far vedere a quel mondo quali sono i suoi veri interessi, che forse il nemico non è l'immigrato che ruba il lavoro, ma è il padrone che porta le industrie all'estero, allora forse anche questo elemento ci può aiutare. Ci restano due minuti, quindi se ci sono interventi, domande, ma con tutti non possiamo. Va bene, allora quindi ci salutiamo, ringraziamo di nuovo Alexander Eber, che ha fatto due presentazioni per molto interessanti, e ci diamo appuntamento per il prossimo incontro di Alexander Eber, che quella la seconda parte della storia di Longo, quella che va dopo il 45, in tutta la sua vicenda negli anni 50, del 1900. Grazie a tutti, vi auguro buona serata e vi ringrazio ancora per la presenza di stasera.